ci ha ospitati nella sala consiliare del Comune, l'onorevole Fusini, il comandante del settore marittimo e tutti i rappresentanti delle Marche e del Molise e il presidente della PCC e tutti gli amici che ci sono sempre vicini, i pescatori, gli armatori che hanno con noi collaborato per mettere insieme questo bel evento, ma soprattutto permettetemi di ringraziare il partito, il gruppo del Partito Democratico Nazionale che ci ha permesso questa bellissima iniziativa, che non è la prima, la stiamo facendo in tutti i territori, la prima che riguarda il distretto, l'argomento di cui trattiamo stasera è stato fatto nel Molise e pensato proprio dall'onorevole Vintelli che è qui con noi stasera. Lei è riuscita a portare avanti un progetto per rilanciare l'attività ittica che aveva subito veramente una grossa offesa, diciamo. I pescatori hanno sofferto molto per tutti i problemi di cui abbiamo parlato stamattina. Stamattina abbiamo avuto già un incontro con la marineria qualche rappresentante di loro, soltanto alcuni, ma con chiarezza e con grande abilità sono riusciti a far capire quali sono i problemi in generale, ma soprattutto della città di Pescara. E io ringrazio il direttore generale Virgilio che ha preso nota di tutti i nostri problemi e anche il rappresentante dell'autorità marittima di Roma. E questa sessione del pomeriggio vogliamo appunto approfondire un po' quale può essere la soluzione a tutti i problemi della pesca per rilanciare c'è qualcuno che scuote la testa, giustamente è un inizio, iniziamo a piccoli passi, ma speriamo adesso, poiché come si diceva stamattina, siamo riusciti a portare qui diciamo un summit di quelli che se ne devono occupare, non è stato facile, vi posso dire, iniziamo a parlare di una soluzione che può essere quella del distretto, cioè tre regioni che iniziano un cammino e come chiedevano giustamente alcuni della marineria, perché poi non allargare anche ad altre regioni. Tutto si può fare, l'importante è farlo nell'ottica di uno sviluppo del progetto e per il bene della nostra attività che può portare bene non solo agli operatori ma a tutto il territorio. Io non mi dilungo perché il mio compito è solo quello di coordinare, anche perché io credo che ci sia un po' di stanchezza da parte di chi già da stamattina è con noi, ma soprattutto il sindaco ha molte circostanze a cui deve aderire e quindi gli passo subito la parola. Grazie Vittoria e buonasera a tutti. Oggi pomeriggio più che mai ritengo che la migliore descrizione dell'attività del sindaco sia contenuta in un'area famosa dell'opera lirica Figaro, Figaro qua, Figaro su, Figaro giù, perché sfortunatamente sono già invitato ai due appuntamenti e quindi mi perdonerete se il mio sarà un intervento sentito ma breve, all'esito del quale dovrò lasciare la sala, però certamente vi lascio in buona compagnia, che non posso esimermi da un sentito ringraziamento nei confronti del Partito Democratico che ha organizzato, qui sono seduto a fianco a due autorevolissimi esponenti, i nostri rappresentanti romani, il direttore del Centro Gianluca Fusilli,
che ha organizzato un tavolo davvero qualificato. Certo che guardare a voi siete, come dire, visi, facce, volti molto noti. I vostri occhi parlano e dicono più di tante altre parole, di tante cose, perché l'economia del mare, che quante volte l'abbiamo detto, è strategica rispetto alla nostra comunità, è strategica per una questione semplice, geografica, perché noi stiamo qui, non stiamo in Val d'Aosta, quindi ci affacciamo sul mare, tutto ciò che viene dal mare è strategico. Però questa economia del mare patisce da tempo, da troppo tempo, difficoltà. Ho già detto in qualche incontro che, nonostante questi occhi che qualche volta sono fiammeggianti, io continuo ad apprezzare molto lo stile di chi ha problemi nella propria attività, diciamo, imprenditoriale, che significa anche problemi nella vita di tutti i giorni, oppure mantiene un atteggiamento che si dice, con una formula un po' così abusata, di responsabilità, che io resto poi convinto che parlare sia sempre più utile che urlare. Certo, qualche volta c'è bisogno di urlare per farsi sentire, però non mi pare che manchino le attenzioni. Qui, diciamo, questo tavolo qualificato, come dicevo, vale a consentire un approfondimento. Oggi è una sessione pomeridiana che fa seguito a quella odierna, a quella della mattina, scusate, dunque sarà l'occasione di ulteriori approfondimenti. Io faccio solo una breve riflessione su questa idea del distretto, che mi sembra un'idea intelligente, perché oggi noi non possiamo seguire un percorso diverso rispetto a quello di fare massa critica, cioè di unire le forze, di superare questa cosa terribile che è un vizio italico, diciamo storico quasi, quello del campanilismo. Quindi l'idea che tre regioni, Marche, Abruzzo e Molise, in qualche modo parlino e discutano assieme di problemi comuni, mi sembra un punto di partenza intelligente, perché i problemi sono comuni e non possono essere risolti con l'egoismo dei territori, ma devono riguardare aree di azione più ampie. Non vi tedio sul discorso della Marca Adriatica, che è un tema presente nel dibattito politico, che va però esattamente in questa direzione, cioè quella di mettersi insieme. E allora continuiamo questo percorso insieme, lo continuiamo con fiducia, perché io resto convinto che non dobbiamo lasciarci sopraffare dallo sconforto, che noi abbiamo la forza, l'energia, le competenze, qui ce ne sono davvero tante, per affrontare queste sfide che da troppo tempo ci affliggono. Vi ringrazio e buon pomeriggio. Grazie, buonasera a tutti, grazie di avermi invitato, ma soprattutto grazie al Partito Democratico, al gruppo della Camera dei Deputati, che si dimostra ancora una volta essere un gruppo che propone, che mette insieme i territori, che cerca di lavorare sulle questioni, i temi, di approfondire, perché ora il Partito Democratico è un partito che governa paese, che ha un grosso peso in Europa e che governa la maggior parte dei territori, non può esimersi dal fare proposte concrete su questioni che stanno e vivono sulla pelle per esempio di coloro che utilizzano il mare o vivono il mare per attività economiche, ma anche per coloro che semplicemente vivono da cittadini, i problemi e le questioni che riguardano il mare. E qui a Pescara, immagino ne abbiate parlato questa mattina, problemi relativi all'attività economica e a quello che bisogna fare per aiutare coloro che lavorano in mare, per tutti noi, a lavorare bene, al meglio, immagino che stamattina ne abbiate parlato, quindi so che i nostri armatori qui avranno portato tutte le loro esigenze e vi avranno detto ciò di cui hanno bisogno. Siccome noi siamo un partito di governo, ci dobbiamo fare carico di queste istanze e cercare delle soluzioni insieme a loro. Io voglio dire solo una cosa, perché non essendo esperta del settore, voglio dire solo una cosa che vale penso per tutto e in questo momento per la questione della pesca e del mare. Abbiamo sentito la parola che sentiamo di più tutti i giorni, qual è? Crisi economica, crisi finanziaria, crisi del sistema. Allora sappiamo benissimo che solo dalle crisi si
può ripartire creando un minimo di rivoluzione, un minimo di rivoluzione che porti al cambiamento delle cose, anche in maniera forte, anche in maniera decisa. Beh, forse questo è il momento di ripensare anche la nostra economia legata al mare e pensare di investire molto sulla blue economy, investire molto anche sulle politiche di sviluppo delle politiche sul mare, ma soprattutto di investire molto sui territori, sugli operatori, facendo da raccordo, il Partito Democratico se ne può fare carico e lo sta facendo, da raccordo tra le istituzioni e coloro che le attività economiche le portano avanti. Io so che c'è una crescita del settore, per esempio, dei posti di lavoro nell'ambito della pesca a livello nazionale, e so anche che l'Italia non è più autosufficiente per la produzione, per il fabbisogno di consumo di pesce, perché stiamo diventando anche in questo non più autosufficienti, anche l'Europa non è più autosufficiente sulla produzione del pesce. Questo è un problema dal punto di vista economico e quindi su questo problema dobbiamo battere, approfondire e trovare le soluzioni. Trovare le soluzioni in che modo? Raccordandosi con chi il mare lo vive e chi il mare opera. Quindi un plauso al vostro lavoro e anche al contributo che gli esperti oggi daranno sulle possibili soluzioni. Mi permetto solo di aprire e chiudere una parentesi: il mare Adriatico è una risorsa per l'Abruzzo, ma penso per tutta l'Italia, e sul mare Adriatico una parola un po' più di approfondimento sulla eventuale presenza di petrolizzazioni, cioè parliamo di ombrina, parliamo di altri elementi che nel mare vanno ad agire in maniera profonda. Allora io su questo voglio dire una cosa: noi non siamo il partito che dice no a tutto. Siamo il partito che ragiona e vogliamo essere un partito di governo e responsabile, però vogliamo poter dire ai nostri interlocutori quale vantaggio ne viene per l'Abruzzo e per la nostra costa. Vogliamo poter dire ai nostri interlocutori perché un'opera del genere e perché il governo nazionale ha dato il via libera a un'opera sulla quale la Regione Abruzzo aveva detto no, ha ribadito il suo no. Però su questo noi non vogliamo essere no a priori, a prescindere, però vogliamo poter dialogare con i nostri cittadini e poter spiegare che vantaggio ne viene all'Abruzzo e alla costa e chi opera nel mare da operazioni di questo tipo. Non siamo un no a prescindere, siamo un partito responsabile e anche di governo responsabile di questa regione. Auguro a tutti voi un buon lavoro e vi ringrazio davvero per il lavoro di approfondimento che state facendo. Grazie. Jessica, vorrei saluto anche dal nostro segretario cittadino appena eletto, Moreno Di Pietro Antonio. Grazie, buonasera a tutti, grazie Vittoria per l'invito a questa bellissima iniziativa che ho voluto portare qui a Pescara insieme all'onorevole Benitelli e tutti gli autorevoli che lo ospitano. Sul tema, sono molto contento di partecipare a questa iniziativa, sul tema che gli operatori del mare conoscono molto bene, insomma di cui mi sono occupato tantissimo insieme a loro, sia quando facevo l'assessore, quando facevo il capogruppo e oggi da segretario del Partito Democratico di Pescara. Abbiamo avuto già dei contatti e sicuramente ci occuperemo, metteremo nella nostra agenda tra i primi punti sicuramente questa problematica, perché ci vogliamo occupare di settori strategici e più importanti dal punto di vista anche dello sviluppo economico della nostra città. Quella della marineria è sicuramente un settore importantissimo, ma ancora di più evidentemente per poter sostenere la marineria ci dobbiamo occupare del porto di Pescara, perché questo è il tema di cui abbiamo fatto tante battaglie. Stamattina ho ascoltato gli interventi di tutti, io conosco molto bene quello che è accaduto. Noi abbiamo avuto una grande crisi del porto fino ad arrivare alla chiusura del porto per una situazione di emergenza che si è determinata a causa di ritardi colpevoli, perché se è vero che siamo arrivati, sono arrivati, aspetto, fino a 14 milioni di euro per un semplice dragaggio per prendere dei fanghi, sembra davvero una cosa anche esageratissima. Questo accade quando si determina l'emergenza. Ma l'emergenza come si determina? Con un ritardo? Il ritardo è sempre colpevole, perché l'ultimo dragaggio, se
fatto nel 2008, io mi ricordo, e poi dopo per 3-4 anni non si è fatto nulla. È chiaro che quando poi si è dovuti intervenire c'è stata una, diciamo, emergenza che è costata una cifra improponibile di lavoro, probabilmente valeva 2 milioni di euro, ma questo è un risultato. Chi è che ci ha rimesso fondamentalmente? Tutti coloro che ci lavorano con il mare, come il porto, in primis, la marineria, la nostra di Pescara, e poi dopo le attività commerciali, e un altro settore a cui io tengo tantissimo, perché come assessore poi alle politiche della Adriatica avevamo messo 22 navi per il collegamento con la Croazia, e poi dopo non abbiamo avuto più. Questa è la situazione. Io ribadisco che il Partito Democratico, già abbiamo preso contatto e faremo delle iniziative insieme, degli incontri con tutti i settori, ma adesso inizieremo sicuramente da quello della marineria, per sostenere tutto quello che c'è da fare affinché si risolvano i problemi. Soltanto stamattina sono stati illustrati dai ritardi di pagamenti a tante altre questioni. Apprezzo anch'io quell'idea di uno stretto che ha lanciato l'onorevole, perché va nella direzione appunto non solo della macro regione Adriatica Ionica, ma anche sicuramente della larga Adriatica, che sapete tutti dovrebbe essere in futuro quella unica regione, una parte delle Marche, Abruzzo, Molise e una parte anche del Lazio. Tutto questo non può che andare in quella direzione, ma è chiaro che per andare, per diventare quello che io auspico e credo tutti noi, che Pescara diventi la città a riferimento di questa macro regione dell'Adriatico, evidentemente c'è bisogno di infrastrutture all'altezza. La prima evidentemente è quella del porto, chiaramente quello dell'aeroporto. Il piano operatore portuale stamattina è stato illustrato anche dal procuratore D'Alfonso, speriamo che vada in porto, che finisca l'iter il prima possibile. L'ultima cosa, perché mi piace dire la verità, c'è stato un forte intanto anche per il piano regolatore portuale, ma sapete che per mettere una firma, e voi lo sapete, è stato fermo la regione 3 anni, per una firma 3 anni. Allora questi sono i meccanismi della burocrazia che poi ritardano, ma non è solo un ritardo, creano danni notevoli poi alle persone in carne ed ossa, perché quei ritardi hanno procurato dei grossi problemi economici alle famiglie e alle persone che lavorano. Il Partito Democratico è a disposizione, voi lo sapete, di Pescara. Grazie a tutti. Alfredo Marini ci leggerà un messaggio del presidente della regione Molise, che purtroppo ha avuto un contrattempo e non è potuto venire. Il ragazzo è giovanissimo, è il segretario dei Giovani Democratici di Termoli, del circolo di Termoli. Gentilissimi, dopo l'appuntamento dello scorso 6 dicembre a Termoli, che ci ha visto i promotori del distretto del Medio Adriatico per rilanciare l'attività ittica, eccoci al nuovo incontro per rendere concreta la nostra proposta. Le mie scuse sincere che devo a tutti voi presenti per la mia mancata partecipazione oggi. Vorrei tuttavia fare una breve riflessione sulla centralità del mare nella nostra economia, non solo in un'ottica regionale e di collaborazione interregionale, ma anche e soprattutto in una logica europea, e nel caso di Abruzzo, Marche e Molise, transfrontaliera. Per la maggior parte degli stati e delle regioni che si affacciano sul bacino adriatico-ionico, la pesca e l'acquacoltura rappresentano 2 settori strategici per garantire la ripresa economica e la creazione di nuovi posti di lavoro. Nei giorni scorsi Roma ha approvato il collegato agricoltura, che introduce importanti novità per il comparto agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. Proprio per pesca e acquacoltura è prevista la delega per il riordino con relativo nuovo regime, segno, possiamo convenire tutti, dell'attenzione che anche il nostro governo pone alla materia, nella consapevolezza che nuove forme di sviluppo e quindi di occupazione a essa si legano in linea diretta. Un nuovo approccio dunque è in atto,
A noi il compito di farlo fiorire a beneficio del nostro mare, perché non è certo lo sfruttamento che porta a benessere, ma il rispetto. Già lo scorso autunno a Termoli abbiamo avviato un ragionamento per la creazione di una piattaforma informale in grado di unire gli attori principali responsabili: Commissione, Parlamento europei, governi nazionali, regioni, rappresentanti di categoria, università e rappresentanti dei progetti di cooperazione territoriale che si occupano di pesca, acquacoltura e di questioni ambientali, per la definizione e attuazione delle politiche della pesca e dell'acquacoltura in tutto il bacino adriatico ionio. Con lo scopo di invertire la tendenza attuale di degrado delle risorse marine, la nuova politica europea della pesca si è posta l'obiettivo di fornire risposte concrete alle minacce registrate, promuovendo la sostenibilità e la competitività da un punto di vista economico, sociale ed ambientale dei settori di cui ci occupiamo oggi. E l'ultima azione del governo italiano con il collegato all'agricoltura va proprio in questa direzione. Il bacino adriatico ionico è una zona di importanza strategica per le valutazioni dell'impatto socio-economico e ambientale della politica comunitaria di settore, perché in questa nostra area è presente una vasta gamma di attività di cattura. Non è un caso, quando parliamo di opportunità occupazionali a livello locale, che la pesca e l'acquacoltura siano riconosciuti come elementi essenziali dell'Action Plan della Strategia Europea per la Regione Adriatico-Ionica, il documento programmatico che è stato approvato di recente dalla Commissione Europea. In questo contesto, Abruzzo, Marche e Molise, in stretta sinergia con tutte le realtà interessate, devono impegnarsi, sapendo che l'obiettivo è possibile, per l'inserimento di una regolamentazione più consona alle esigenze, sia di carattere ambientale che economico, dei singoli territori relativo al fenomeno biologico. Pertanto, una soluzione giusta potrebbe essere quella di concedere alla marineria una maggiore flessibilità nell'attuazione dello stesso, in modo da individuare periodi più vantaggiosi per la salvaguardia delle specie e degli habitat marini. Piccole indicazioni, queste mie, che non hanno certo la pretesa di essere esaustive, ma che voglio testimoniare, anche grazie alla presenza dell'onorevole Laura Benitelli, quanto a cuore ci stia la questione. Quanto in essa crediamo quando parliamo di sviluppo possibile e sostenibile, soprattutto in una logica vasta che vede Abruzzo, Marche e Molise uniti in termini di condivisione di infrastrutture e disposizioni normative per favorire tutto il potenziale che il nostro mare ci offre, con il rispetto che al nostro mare sempre dobbiamo. Un caro saluto a tutti, Presidente Paolo Di Laura Frattura. Bravo, grazie anche al governatore di Molise, che comunque ci testimonia la vicinanza in questo nostro percorso. E io saluto e ringrazio della presenza del Presidente della provincia, che invito a venirci a dare un saluto. Tanto grazie a te, Vittoria. Grazie a voi. Questo è un momento, cari parlamentari, che deve essere messo in agenda per quanto riguarda gli appuntamenti per i quali si può dare, come dire, risposte concrete relativamente a un bisogno che c'è ed è effettivo, forse anche per la presenza convinta che vedo di coloro che di fatto poi difendono, no? E con il lavoro e con la sfida che ci mettono giorno l'attività, che è quello che il convegno in qualche misura vuole evocare, no? L'economia che viene dal mare. L'economia che viene dal mare, che evidentemente più di tutti noi che siamo qui in questo momento è difeso indiscutibilmente da parte di coloro che poi da quell'economia traggono anche la sussistenza, che è un tema molto complesso, molto difficile. Ed è evidente che poi a livello parlamentare, quanto le procedure, caro responsabile delle politiche del mare del mio e del nostro partito, quando le procedure si devono, come dire, attivare con una certa celerità,
stentano a volte ad accadere. Ed è quello che ho sentito dire prima della vittoria, quando il governatore pare questa mattina abbia fatto un intervento, e quindi sicuramente avrà sollecitato che determinate procedure siano attivate nell'immediato. Ho saputo anche il responsabile della galleria presente qui, con tutti gli uomini della galleria del porto, che sicuramente seguono da vicino questo aspetto. Io colgo questa occasione per dire una cosa che diciamo insieme al comandante Moretti, da quando io mi sono insediato, come diceva già da prima, noi per consentire la difesa vera dell'economia che viene dal mare, a mio giudizio dovremmo essere capaci di far capire che questa economia non è soltanto interessante per coloro che ne traggono diretto beneficio economico, cioè i marinai, la marineria, ma dovrebbe entrare nella mente di tutti i sindaci che rappresentano il comprensorio più basso, per esempio per quanto che riguarda i sindaci della provincia di Pescara, affinché i propri territori siano anche mantenuti dal punto di vista dei fiumi e dell'acqua che poi arriva fino a Pescara. Perché è un tema questo che spesso, dottore, noi ce ne ricordiamo sempre quando accadono o situazioni complesse oramai indifendibili, oppure quando evidentemente c'è uno sciopero, c'è una manifestazione che blocca la sicurezza, noi tutti quanti torniamo a avere, come dire, una vocazione di prossimità rispetto a coloro che ne hanno bisogno invece quotidiano. Io ritengo che anche il lavoro che sta facendo avanti la Regione, l'assessore Pepe lo sa, con i contratti di fiume, dovrebbe essere anche un lavoro ulteriormente accelerato. Ulteriormente accelerato perché siamo convinti del fatto che molti dei nostri territori non hanno oggi, io sono tra questi convinti, che non abbiamo tutti la stessa consapevolezza dell'impegno che ci dobbiamo mettere per difendere questo bene prezioso. Lo so di dire una cosa un po' provocatoria, perché a livello istituzionale il Presidente di Provincia dovrebbe dire che tutti i sindaci fanno fino in fondo il proprio dovere. Io me lo auguro, ma non credo che se andiamo a fare oggi una verifica, siamo tutti quanti in una condizione di partenza identitaria, similare, e diciamo nelle stesse condizioni. Non è così. Noi stessi, in provincia di Pescara, abbiamo riscontrato, l'assessore questo lo sa, un finanziamento a disposizione del Ministero che era di 1,6 milioni, che serviva dal 2003 stanziato, che non era stato attivato, che la provincia stessa aveva dei cassetti e che a noi stessi ci è stato anche sollecitato dalla Regione, dal Presidente Alfonso mi ha chiamato per chiedere di attivare immediatamente il progetto, che io stesso non sapevo perché fosse stato eletto ottobre scorso. Ma questo per dire, noi a volte lamentiamo i fondi, ma non sempre è solo una questione di fondi, è una questione di cultura, è una questione di pianificazione strategica dei territori. E a me piace pensare a questo convegno, perché so che Vittoria, Gianluca e gli altri hanno pensato, insomma, a questo convegno per non provocare o offrire un sentimento di attenzione, ma per mettere in gioco un'altra questione, che è quella della difesa d'oltranza di un settore trainante come quello dell'economia del mare. Io concludo qua, ringraziando coloro che hanno promosso questo appuntamento, chiedo ai parlamentari di non chiudere il fascicolo provincia di Pescara oggi, vale a dire riprendiamo le cose già fatte in buono e vediamo cosa dobbiamo fare in più per accelerare il percorso che ci si aspetta. Grazie. Grazie Presidente. Presidente Di Marco pone tutta la mia stima non solo per il lavoro che sta facendo adesso, ma soprattutto per quello che ha fatto e che fa come sindaco di Abbateglio. Dovete vedere, sicuramente ci sarete stati, quel luogo sembra proprio il gioiellino, quindi è stato premiato da tutti proprio per questo. Ora vorrei che il comandante della Capitaneria del Porto ci desse un saluto. Grazie. Buonasera a tutti. Io sono Antonio Catino, il vice comandante della Capitaneria, e quindi vi porto il saluto del comandante Moretti. E rivolgo intanto un sentito ringraziamento ai parlamentari e a tutte le autorità che oggi hanno voluto
condividere con noi, pensate di questo tempo, le problematiche del mare, le problematiche della marineria, perché è un settore delicato, abbiamo capito, ce lo siamo detti già da questa mattina sotto diversi aspetti, ed è un settore che, ahimè, qualche volta finisce per avere incidenza sulla sicurezza dell'attività, sulla sicurezza delle stesse persone che ci lavorano. Per cui noi, il nostro compito è quello di fare molta, molta attenzione in tutti gli aspetti affinché possiamo dire che le problematiche si affrontano, vanno affrontate, si risolvono, si trovano i modi di affrontarle, ma altra cosa è parlare della sicurezza, altra cosa è diciamo scherzare con questo. Quindi da parte del comandante Moretti ribadisco quello che da parte di più è stato sottolineato, la nostra disponibilità, il nostro servizio, il nostro lavoro. Noi vogliamo fare in modo che si veda il corpo delle capitanerie di porto, su questo con i pescatori, con le autorità locali, con gli amministratori locali, è stata fatta e viene fatta molta strada affinché si veda il corpo delle capitanerie di porto come strumento, diciamo, di collegamento fra chi opera e chi scrive le regole di come operare. Perché l'obiettivo comune credo sia quello che questi due aspetti condividano quanto più è possibile interessi, quanto più è possibile quello che serve per far funzionare un settore che, come abbiamo capito, è strategico per il territorio, è strategico per ogni parte del nostro paese come fonte di ricchezza. Quindi grazie ancora a tutti voi per questi interventi e colgo ancora l'occasione per salutare tutti. Buon lavoro. Grazie, questa vicinanza ci conforta perché io dico, noi siamo tutti nodi di rete, vogliamo costruire una rete e voi siete una rete grande e preziosa. Io vorrei un saluto anche dall'assessore del Molise, Vittorino Farcialla, assessore della pesca comune. Con l'assessore Pepe siamo legati anche all'agricoltura, l'assessore che si dà alla pescheria e all'agricoltura e all'ambiente, io anche all'ambiente, quindi un po' si lega con quanto riferito prima il presidente della provincia. Brevissime riflessioni: la prima, questi incontri ci sono già a terra, quindi molto bene, c'è questo respiro quasi intereuropeo, questa capacità di vedere oltre, perché so, chiedevo proprio al collega dell'Abruzzo che stamattina si era parlato del fermo biologico, no? E piani di gestione, quelli del MIPAF, quelli nazionali, ragionare quale regione autonoma significa non avere nessuna capacità di poter fare sintesi. Invece questa capacità di vedere oltre il proprio coltivo, il proprio naso, arriva da un'indicazione comportamentale molto conferente con una realtà che ha bisogno di ragionare con il mondo globale, quello dell'Europa, attraverso le qualità locali. Non può non essere la tipicità dei nostri fondali, la capacità delle nostre marinerie e quant'altro. Cioè siamo già detti a terra, quindi molto bene ripetere questo tipo di iniziativa. Dall'altra, sono davvero anche io rimasto favorevolmente colpito dall'intervento del presidente della provincia di Pescara. Io lo riferisco anche io, perché ex sindaco, quanto sia fondamentale, prima ancora di fare azioni di convergenza e di tutela seria dei fondali, degli habitat marini e quant'altro, dove cercare di evitare di inquinare. E rispetto all'aspetto della salvaguardia, tutela e monitoraggio dei fiumi, noi siamo molto. La settimana scorsa io ho un incontro in capitaneria di Porto con rappresentanti del Ministero, proprio per cercare di avanzare oltre ai progetti strategie marine, quant'altro stiamo già portando avanti, di cercare di monitorare le azioni, anche di attenta prevenzione in relazione proprio a ciò che noi quindi sversiamo a fianco ai nostri compiti di depurazione delle condotte comunali. Le nostre realtà piccolo industriali sversano ciò che producono nei nostri fiumi, ma necessariamente le nostre acque,
dico che il campionamento che anche Coletta Verde fa ogni anno, ma anche quello che noi studiamo tramite le AFRA regionali, a ridosso dei procedimenti, non ci dicono che lo stato delle acque sia uno stato compatibile con la tutela dell'ambiente. Quindi è un tema rispetto alle esigenze della pandemia di ricavare reddito e benessere per chi fa questo lavoro, è un tema che non può essere assolutamente non tenuto nella debita considerazione. Chiaramente la produzione industriale, chiaramente l'azione in relazione alla modernità, contemporaneità, qualità della vita dei nostri concittadini, ma l'esigenza di contemperare questi interessi con la tutela della salute del mare. E mi sembra un fatto che non può essere in nessun modo disconosciuto. Così come anche questo tema non può essere assolutamente marginalizzato nel confine di un dibattito regionale. I nostri fiumi segnano i confini tra le regioni. Il Trignum segna il confine tra il Molise e la Abruzzo. A valle, a sud, il Saccione segna il confine tra il Molise e la Puglia. Sono i fiumi peggio inquinati del nostro territorio. Sono quelli su cui abbiamo maggiori difficoltà anche di monitoraggio, sui quali, nel 4 marzo di quest'anno, a ridosso degli stessi abbiamo dovuto provvedere a recuperare il divieto di balneazione, giusto per capirci, perché non sono neanche balneabili a ridosso degli stessi. Quindi mi sembra evidente che lo sviluppo di una progettualità condivisa può non partire da questi due aspetti. Ragionare insieme in relazione agli interessi macro dei nostri territori, ragionare insieme in relazione alla preservazione di ciò che abbiamo di bello già nei nostri territori. Grazie e buon lavoro. Assessore, grazie. Io sono contenta perché, come vedete, non sono semplici saluti. Ognuno di loro mostra esperienza e competenza. Vuol dire che chi se ne occupa sa quello che vuole fare. E questo mi rincuora perché vuol dire che finalmente, se ci mettiamo tutti quanti insieme intorno ai tavoli, possiamo fare molto. Conclude questa sessione di saluti il comandante Giovannone. Salve, buonasera a tutti, sono il comandante Giovannone del reparto Pesca Marittima del Corpo delle Capitanerie di Porto. Sono qui a rappresentare il nostro comandante generale, il mio esame, che purtroppo mi ha potuto essere presente per i terribili impegni precedentemente assunti. E collegandomi a quello che ha detto poco fa il collega che mi ha preceduto, prendo spunto due parole dal titolo del convegno: sostenibilità ambientale, è uno degli elementi chiave di quello che è il ruolo del corpo delle capitanerie di porto della Guardia Costiera rispetto a quello che è un settore così importante e delicato quale quello della pesca marittima. Pesca marittima nel quale il corpo svolge un duplice ruolo, perché da una parte siamo chiamati a svolgere un ruolo che forse potrebbe anche sembrare antipatico, come quello di rispetto a quelle che sono le regole stabilite a livello internazionale, europeo e nazionale. Ruolo che è naturalmente imprescindibile, perché oggi il concetto di sostenibilità non può essere mantenuto se non c'è una verifica del rispetto delle regole. Ma al tempo stesso il ruolo del corpo non è soltanto quello di controllare, verificare e purtroppo poi infliggere sanzioni quando ci sono comportamenti che contrastano con le norme vigenti, ma è anche quello di essere vicino all'utenza, l'utenza marittima e quindi l'utenza del centro pescherecci. In un contesto di osmosi tra chi è chiamato a rispettare le regole, chi è chiamato a farle rispettare, in un percorso di crescita comune per raggiungere obiettivi comuni. Perché solo attraverso anche una forma di educazione, di sensibilizzazione, in cui il corpo, nelle sue attività quotidiane, specialmente quelle svolte dalle autorità marittime periferiche, di cui ho fatto parte per diversi anni nella mia esperienza di capitaneria, è possibile costruire un percorso comune di crescita che ci permetta di rispettare questo concetto di sostenibilità economica. Ringrazio a tutti, ringrazio per l'età per l'invito che è stato rivolto al Comando Generale, nell'augurio e nell'auspicio che si possa costruire un percorso di crescita comune fra tutte le istituzioni e soprattutto a vantaggio dell'utenza tutta. Grazie. Abbiamo invertito un attimo la scaletta degli interventi perché il Presidente della Regione è venuto, della Regione
sapete che aveva altri impegni, quindi non tornerà, quindi le conclusioni le farà l'onorevole Oliverio Nicodemo. E invece l'assessore regionale di Nobebe ha degli impegni per cui deve andare via a breve, quindi facciamo intervenire prima lui. Grazie assessore. Grazie Vittoria, grazie a tutti voi per aver organizzato questa giornata di lavoro e di impegno sulla pesca. Una giornata iniziata questa mattina in modo assolutamente concreto, brillante, perché siamo andati a casa dei pescatori e noi ci siamo confrontati con loro, con le loro esigenze, con le loro richieste concrete, vere. Quindi è stata una mattinata molto interessante. Voglio ringraziare gli organizzatori di questa giornata, ovviamente tutti i deputati del PD, la nostra responsabile nazionale delle politiche della pesca, il sottosegretario Castiglione che si è confrontato con noi, ma soprattutto con voi si è confrontato, con le esigenze vere della pesca, non solo abruzzesi. Ci sono i colleghi delle Marche, c'è il collega assessore della pesca del Molise, quindi sono problemi condivisi e l'idea del distretto non può che aiutare questo processo e questo percorso. Per condividere insieme queste problematiche che abbiamo sviscerato benissimo questa mattina, lo stiamo facendo anche oggi pomeriggio, ma solo insieme possiamo trovare i percorsi migliori per cercare di trovare qualche soluzione. Saluto con piacere l'autorità di gestione del FEP e del FEAM, il dottor Regillo, che sicuramente guida questa cabina di regia dei fondi comunitari che si riversano poi sulle regioni. Sapete, il fondo della pesca è l'unico fondo gestito a livello centrale rispetto agli altri fondi comunitari, come quello dell'agricoltura, del sociale e delle attività produttive. Ma prima di iniziare una brevissima riflessione vorrei porre l'attenzione di tutti voi, non so se qualcuno lo ha chiesto, noi chiediamo con forza che gli amici dell'Idra Q, l'imbarcazione che è ancora in mano alle autorità del Gambia, tornino presto alle loro famiglie. E quindi invitiamo tutti i nostri rappresentanti a livello istituzionale a fare tutto il possibile affinché questa situazione così drammatica termini al più presto, soprattutto a nome di tutta la marineria del nostro Abruzzo, che sicuramente si unisce alle difficoltà e alla vicenda così drammatica che vivono i nostri pescatori. A proposito appunto dell'economia del mare, ci sono alcune riflessioni da fare. Innanzitutto stiamo lavorando, la nostra giunta, sapete, al governo da 10 mesi e ci siamo attivati su alcuni aspetti fondamentali. Innanzitutto vorrei parlare del piano demaniale marittimo, che è anche uno strumento fondamentale che i nostri operatori del mare aspettavano da più di 6 anni. Dopo tante riflessioni e dopo anche il lavoro che è stato fatto dalla giunta precedente, siamo riusciti a condividere una nuova normativa sul piano demaniale marittimo regionale che sicuramente dà risposta ai comuni, agli operatori e anche al mondo dell'ambientalista, perché noi dobbiamo creare le condizioni di creare un'economia vera, ma soprattutto un'economia sostenibile, capace di rispettare la nostra natura, a cominciare appunto dal mare, in questo caso a cominciare dal nostro arenile. Poi il presidente della provincia di Pescara faceva una riflessione importante sui nostri fiumi. I nostri fiumi vivono una situazione assolutamente drammatica e noi dobbiamo fare in modo di attivare una serie di politiche che possa consentire a tutti noi di fare in modo che i nostri fiumi diventino invece una risorsa a livello ambientale, una risorsa a livello di agricoltura, a livello economico, a livello sociale, a livello culturale. Per questo la Giunta ha attivato una serie di finanziamenti, molti sono arrivati anche grazie all'impegno dei nostri rappresentanti parlamentari con lo Sblocca Italia, abbiamo messo a disposizione di tutte le società che gestiscono gli acquedotti e soprattutto i depuratori abruzzesi decine di milioni di euro per cercare di affrontare in maniera determinata questo tema della depurazione, anche
perché veniamo tutti da questa sconfitta della perdita di tante bandiere blu della nostra costa adriatica. Il mare è un'economia assolutamente importante, è il futuro della nostra economia e quindi il recupero delle bandiere blu anche di un protagonismo a livello turistico della nostra regione è assolutamente importante. Quindi questi investimenti della nostra giunta regionale sui depuratori è assolutamente importante per fare in modo che il nostro mare sia balneabile, ma soprattutto la nostra economia turistica possa riprendersi. Venendo più nel dettaglio della pesca, stamattina il governatore D'Alfonso ha parlato tantissimo del problema del porto di Pescara, del dragaggio forse fatto male, del piano regolatore portuale che è un obiettivo strategico assolutamente importante di questa regione, quindi a cominciare dal nostro governatore, dal presidente della provincia, dal sindaco del comune di Pescara, da direttore marittimo regionale che è sempre molto vicino alle nostre esigenze e alle esigenze soprattutto dell'economia del mare. Speriamo presto di arrivare a questa definizione, di avere il piano regolatore portuale che ci consentirà di operare in maniera dettagliata, puntuale, concreta, corrispondente soprattutto alle esigenze della marineria, della nostra Pescara e non solo. Appena ci siamo insediati poi abbiamo finalmente liberato quei 2,5 milioni di euro che hanno consentito ai tanti operatori del mare di evitare una tassazione pesante, di venire incontro alle tante esigenze, alle tante sofferenze della marineria di Pescara. Così come abbiamo potuto recuperare con il bilancio approvato a Natale 2014 di quei 200.000 euro che si servivano per recuperare quel mese famoso che gli operatori del mare conoscono benissimo, sono iniziative importanti che ci consentono di dialogare con tanta ansia ma anche con una voglia di cooperare e di fare insieme tra la giunta regionale e gli operatori del mare. Questi sono segnali importanti tenuto presente che noi abbiamo ereditato una regione con 530 milioni di euro di disavanzo e nel bilancio 2014 noi abbiamo subito 120 milioni di euro di tagli di trasferimenti statali. Questa attenzione alla marineria con i 2,5 milioni e 200.000 sicuramente è l'inizio di un percorso virtuoso che ci consente di dire che noi al settore pesca, alla marineria adriatica, noi ci teniamo tanto perché sentiamo le sofferenze di questo comparto e vogliamo con loro combattere per trovare qualche soluzione comune, come attualmente sono in corso alcune opere di dragaggio, certo, sono manutenzioni sostanzialmente, ci possono consentire di superare questa stagione. Noi a livello di FEP 2007-2013 siamo una delle regioni più virtuose per l'avanzamento della spesa. Stamattina il dottor Gillo parlava di questo problema, le regioni chiedono i fondi ma poi non riescono a spenderli e quindi si rischia alla fine il disimpegno, di restituire all'Europa i fondi che l'Europa ci mette a disposizione. Da questo punto di vista il FEP 2007-2013 è stato gestito molto bene dalla nostra regione, il rischio di disimpegno non c'è se non per alcuni finanziamenti relativi ai GAC che abbiamo nella nostra regione, ne abbiamo due, i bandi sono ancora aperti, le opportunità per i comuni costieri e non solo, ma per tutto il settore pesca del nostro comparto sono ancora a disposizione fondi da parte dei GAC e invito tutti, soprattutto i comuni, a riflettere le opportunità che i GAC mettono a disposizione dei comuni non solo per attivare processi virtuosi. Noi come regione abbiamo 130 km di costa, 19 comuni costieri, 393 imbarcazioni. Questa è la nostra dotazione. Ci sono tantissime difficoltà, in particolare abbiamo avuto una diminuzione rispetto agli anni precedenti sia delle imbarcazioni che sia soprattutto degli operatori del mare nel suo complesso. Dobbiamo cercare di sostenere il più possibile questo comparto, anche e soprattutto i fondi del FEAM, perché lì veramente avremo a disposizione delle risorse necessarie per sostenere questo comparto. È stato fatto con il FEP 2007-2013 con quasi 14 milioni di euro, cerchiamo nella prossima programmazione 2014-2020 di avere almeno 15 milioni di euro a disposizione che ci possono consentire di sostenere concretamente
sia le imbarcazioni ma anche e soprattutto gli imbarcati di questo settore. All'interno della nuova programmazione come Regione Abruzzo abbiamo fatto alcune proposte, tra cui l'ammodernamento delle imbarcazioni e dei motori, il miglioramento delle strutture portuali, gli interventi in materia di promozione di acquacoltura che abbiano contenuti innovativi e rispettosi ovviamente dell'ambiente, l'incentivo alla trasformazione del prodotto, il finanziamento alle attività di smaltimento e trasformazione del pesce anche in virtù della nuova politica comunitaria per quanto riguarda il fatto che non si può rigettare a mare più il pesce, quindi questo aspetto non lo dobbiamo curare e trattare nel dettaglio perché dobbiamo trovare strutture che ci possano consentire di gestire questa situazione non semplice perché questo avverrà da qui a qualche mese e quindi le marinerie non sono così pronte per gestire questo fenomeno, così come ovviamente il sostegno ai gruppi di azione costiera. Stamattina Mimmo parlava ovviamente anche del problema dell'etichettatura e della tracciabilità del fermo biologico. Come diceva il dottor Ligillo, quest'anno il rimborso del fermo biologico sono iniziati un mese prima, ma molto spesso i tempi della burocrazia non rispettano i tempi dell'economia e soprattutto delle famiglie della nostra marineria. Perché aspettare mesi, mesi e mesi per avere i rimborsi del fermo biologico non è semplice. Ci siamo permessi noi come Regione Abruzzo insieme alla Regione Marche di chiedere l'opportunità, la possibilità di avere noi come Regione la possibilità di erogare questi fondi direttamente noi come Regione. Questa è una richiesta che abbiamo fatto al sottosegretario Castiglioni e al dottor Regine, verificare magari se questa cosa è possibile. E il distretto, il lavorare insieme, il lavorare tre regioni, Molise, l'Abruzzo e le Marche, questa condivisione di fondo c'è, questa capacità di collaborare c'è tra i tre assessori, ma anche e soprattutto tra le strutture tecniche di queste tre regioni. Noi vogliamo lavorare per questo e soprattutto per arrivare a delle definizioni. Così per ultimo la cassa integrazione. Parliamo di cassa integrazione in deroga che arriva dopo tantissimi mesi. Ha una marineria sfinita, sfinita. Da questo punto di vista noi vogliamo lavorare con voi, insieme ai nostri rappresentanti parlamentari, ovviamente con un confronto, con un dibattito forte, insieme al sottosegretario Castiglioni che in questi primi 10 mesi di attività della nuova giunta d'Alfonso è già venuto 2 volte nella nostra Pescara. Voglio ringraziare anche l'attenzione del dottor Regillo, sempre pronto a sostenere le nostre iniziative che vogliamo condividere con voi, ma soprattutto vogliamo condividere con loro, perché loro pagano le tantissime inerzie della burocrazia, le difficoltà di finanziamento e quant'altro, e quindi arrivano dopo mesi e mesi di attesa e soprattutto di una sofferenza che noi vogliamo condividere con voi. Ringrazio tutto il PD regionale per aver organizzato questa iniziativa, Vittorio in maniera particolare perché abbiamo vissuto una giornata vera con i problemi veri della nostra marineria e del comparto pesca. Grazie e buon lavoro. Sento che c'è tanto lavoro in pentola e quindi grazie per il lavoro che state facendo. Un minuto vuole intervenire Mimmo Rosso, prima che se ne va l'assessore. Noi prima, durante quella piccola pausa, non si sente. Durante quella piccola pausa in cui abbiamo subito il buffet che ha organizzato, diciamo grazie, che mi sono sentito con alcuni miei colleghi della marineria, adesso instaureremo un tavolo, sarà invitata la dottoressa Micecco, la dottoressa Laura Filippelli, comandante Moretto, comandante Catino, inviteremo anche per cercare di creare situazioni che poi presenteremo al dottor Grazie.
dire, con il cuore in mano, molta ma molta concretezza. Concretezza perché abbiamo bisogno di concretezza. Perché di chiacchiere, io ho ascoltato attentamente quello che sto detto stamattina adesso, ci siamo fatti complimenti a vicenda, ci fa piacere, però adesso è giunto il momento di essere concreti, di farci vedere, toccare con mano quello che ci siamo detto. Ce lo riprometteremo, noi faremo questo tavolo dove chiederemo e faremo avere il dottor Vigino, il dottor Castiglione, quelle che sono richieste per questa macro regione, dico bene, e chiediamo la massima concretezza. Ho terminato, grazie. Grazie. Dobbiamo stare bene attenti, bravo. E adesso la parola all'onorevole Fusilli, componente della commissione difesa della Camera dei Deputati. Io sono veramente, come dire, devo dire anche sorpreso della qualità del dibattito che abbiamo ascoltato questa mattina, e consentirete anche a me, che sono l'ultimo arrivato, insomma, in Parlamento, di esprimere in un intervento che non vuole essere che un intervento di saluto, perché poi sono altri i relatori, Laura, il direttore Regillo, Nicodemo Oliverio, che entreranno nel merito con la spiegazione da un lato della nostra proposta e dall'altro del dettaglio di come il vertice tecnico del Ministero è consapevole delle emergenze che oggi sono in qualche modo state illustrate e quali sono, dentro un indirizzo politico chiaro, che è quello del Partito Democratico, partito di maggioranza, le soluzioni a queste emergenze. Concedete anche a me, con orgoglio, anche un ringraziamento al Partito Democratico Nazionale, che ha scelto proprio la mia città, questa città, per organizzare, quindi a Laura Menitelli, a Nicodemo Oliverio, alla dottoressa De Santis, a tutta la struttura del Partito Democratico Nazionale, un'occasione di incontro, approfondimento, riflessione, dibattito, vuol dire anche acceso, come dire, come sono, come dire, i confronti che poi portano a qualche risultato, non quelli finti, insomma, quelli veri, su un tema interessante, certamente complesso, ma strategico per il futuro del nostro paese. Noi siamo anche consapevoli che l'orario che abbiamo scelto, insomma, non è esattamente amico della partecipazione, quindi il ringraziamento è anche a quelli come voi e quegli amici e amiche di Pescara che hanno scelto, nonostante l'orario, la concomitanza con la partita del Pescara, una partita importante, di voler seguire anche la sessione pomeridiana della bella iniziativa che è iniziata questa mattina e che ha visto il contributo, come dire, della responsabilità del governo, della responsabilità della regione, degli operatori della materia, dei parlamentari, ma anche dei sindaci cittadini. Un tema complesso, quello che abbiamo scelto per l'iniziativa di questo pomeriggio, sperando di utilizzare il dato della sintesi, ma certamente strategico in un tempo nuovo della vita democratica di questo paese. Un tempo certo segnato, amici ed amiche, operatori della materia, dalla congiuntura economica negativa, ce la stiamo mettendo tutta per affrontare la congiuntura economica negativa, ma definitivamente segnato anche da un rapporto diverso al quale tutti ci dobbiamo abituare, tra le risorse disponibili e i bisogni. Onorevole Bello, le risorse disponibili sempre meno disponibili, sempre più ridotte, i bisogni crescenti, mutevoli, in continua evoluzione. E allora, se questo è il dato, se questo è il quadro di riferimento, Vittoria, è evidente, sia chi ha responsabilità pubblica che chi ha responsabilità privata, che se il nostro sistema paese ha la possibilità di rintracciare nuovamente il percorso dello sviluppo, la crescita del benessere, la crescita della occupazione, deve anche essere consapevole delle occasioni, una volta che capita, devono essere colte, e devono essere colte con la massima efficacia e con la massima efficienza. E se vogliamo rincrociare il tema dello sviluppo, nessuno può permettersi di non utilizzare almeno i valori che ha a disposizione, trasformarli in vantaggi competitivi, perché in questo tempo nuovo vale la competizione, che è competizione tra continenti, ma dentro i continenti è tra stati nazioni, e dentro gli stati nazioni è tra territori e aree vaste, e noi siamo un territorio e un'area vasta, e anche noi dobbiamo avere la consapevolezza dei valori che abbiamo. Ecco perché
iniziativa del PD ed il secondo ringraziamento. Non è solo esercizio di una buona pratica di responsabilità politica mettere in binomio, in connubio, l'economia del mare, che è un tema molto utilizzato anche a livello europeo, lo diceva D'Alfonso oggi, la crescita blu, l'economia blu, ma anche il binomio tra sostenibilità ambientale e futuro della pesca. Quindi questa è l'intuizione, come dire, anche della centralità del tema che tocchiamo oggi. Ma, come dire, per ottenere, per portare al meglio la nostra capacità di rintracciare lo sviluppo, dobbiamo avere la forza di contribuire insieme a costruire un progetto attraverso un confronto trasparente, leale, condiviso, che garantisca anche in questo argomento, anche su questo tema, anche su questo valore aggiunto da trasformare in vantaggio competitivo, uno sviluppo integrato e sostenibile. Quindi innanzitutto sociale, che poi è la questione degli operatori, di quelli che ci lavorano. Economico, certo, perché serve lo sviluppo del paese e anche uno sviluppo ambientale. Io credo, e credo che, come dire, il mio contributo si traduca ancora in un minuto di riflessione, che se è vero come è vero che nella valutazione economica di un paese si tiene conto delle sue risorse, delle sue bellezze, si tiene conto dei suoi prodotti e di un valore utilizzato anche dalle agenzie di rating internazionale, è evidente che il mare è un asset fondamentale, strategico, ma lo è non solo per l'Italia, anche per questa area vasta, là, perché qui abbiamo un rapporto con il mare che non è che ha solo implicazioni economiche, ma anche implicazioni storiche, culturali, sociali. Ci identifica il mare come dettaglio. Certo, il mare è fornitore di cibo, ma il mare, oltre ad essere fornitore di cibo, amici e amici di Pescara, lo sappiamo tutti, anche infrastruttura, perché è via di comunicazione. E poi il mare è risorsa naturale, bellezza, strategica per lo sviluppo di quell'altra attività che rientra comunque nel dettaglio dell'economia, è il mare, che è l'attività del turismo, del pubblico, della ristorazione di qualità, che fa parte dei valori aggiunti nella competizione globale che il nostro paese utilizza. E allora il mare è questo, o meglio può essere questo, perché fino ad oggi non l'abbiamo utilizzato nel suo complessivo valore, assessore Pepe. Non è possibile che tutto ciò che altrove ha un valore qui diventi un problema. Anche questa è una riflessione che dobbiamo fare nella zona dei porti, gli aeroporti, altrove sono valori, sono ricchezze, sono capacità di sviluppo, quindi diventano un problema. E allora dobbiamo cambiare, come dire, anche il nostro orizzonte di riferimento. E perché questo accada, e cioè perché, sono utili anche iniziative come quelle di oggi, che mettono in confronto la responsabilità istituzionale con la politica, con i vertici dell'amministrazione pubblica, che riesce a capire anche quanto è condiviso l'indirizzo politico. Io lo termino qui, intorno al mio saluto, e mi pongo in una condizione di ascolto rispetto alle relazioni che poi seguiranno. Perché lì c'è il cuore, lì c'è la proposta della nostra voglia di fare bene. Ed è evidente, lo dico a Mimmo Rospi anche stamattina, vuol dire con passione, ha esposto la sua ragione. È evidente che rispetto alla voglia di fare poi può accadere che non tutti i risultati sono quelli che erano auspicati. Ma il senso di questa iniziativa è riavvicinarci, rimetterci insieme, ricostruire una squadra consapevoli che se l'Europa dice che il futuro di questo continente è la crescita blu, noi ci abbiamo più possibilità degli altri. Noi abbiamo un valore aggiunto rispetto agli altri, abbiamo un'esperienza rispetto agli altri, abbiamo una passione diversa perché siamo un popolo di cuore, e che quindi questa è una sfida che vale la pena di combattere tutti insieme, perché se la vinceremo, la vinceremo non solo per noi, per le vostre e per le nostre famiglie, la vinceremo per l'Abruzzo, la vinceremo per il paese, la vinceremo per l'Europa. Devo dire
cosa, che quello che era il senso dell'iniziativa di oggi, che abbiamo fortemente voluto, ha portato per sé. Noi siamo partiti il 6 dicembre con il codetto da Termoli, facendo, lanciando questa proposta, questo progetto pilota, e devo dire, sempre grazie a tutti i colleghi, pur essendo un cittadino di Magliano, ha pensato bene a suggerirmi questa cosa, l'abbiamo lavorato insieme, ci abbiamo ragionato insieme e poi siamo arrivati a voler scommettere su questa iniziativa. Devo dire anche perché poi quando pensi di una cosa ti confronti prima con chi il territorio ci vuole, se non ci vuole, e io mi sono confrontato con voi, chiaramente con i voi che stanno a casa mia. Livello alto della Marineria Adriatica, l'abbiamo visto oggi, abbiamo avuto la conferma oggi che la Marineria, vedo che gli altri interlocutori con la testa vanno di qui, sì, che vedo, sto dicendo una cosa vera, abbiamo un livello molto alto nella nostra Marineria, di questo io vi dico che sono molto orgoglioso. E il cuore mio quando vado in giro per i territori e penso alla mia Marineria, veramente non lo forse diciamo un pochettino come diceva qualcuno rischiando con il parlato nostro perché siete più bravi e siete talmente bravi che oggi mi avete tolto l'argomento, perché quando Pino Grosso viene e dice adesso noi costruiamo un tavolo per dire noi quello che vogliamo con il giro, quello che noi vogliamo è il senso di quella risoluzione che noi abbiamo presentato in Parlamento e depositato qualche giorno fa, dove io chiedo chiaramente all'interno della cornice di quelli che sono i piani di gestione che abbiamo studiato, questo che si può fare, all'interno di quel piano di gestione la possibilità di una flessibilità nella scelta. Qualcuno stamattina ha parlato di un fermo che sia più spaziale che temporale. E questa è un'ipotesi, è una scelta, l'ha detto Ricci. Non lo vedo qua, penso che sia una ipotesi che prevede chiaramente con tanto coraggio. Perché tanto coraggio? Perché è facile prendere un po' di bugiare esistente, guardate, quest'anno un anno qualche giornale, cioè quest'anno ho fatto qualcosa in più. A noi non ci basta. A noi non ci basta, perché noi vorremmo qualcosa che sia veramente di cambiamento rispetto a prima, tenendo presente che noi, perché io mi sento una di voi, siamo i primi a dire che il mare deve essere preservato, cioè noi non siamo quelli che lo vogliamo distruggere, sappiamo che quello è la nostra risorsa e che quello se quello vuole vogliamo anche noi dal punto di vista economico, sappiamo che abbiamo una grande responsabilità, quella di lasciare ai nostri figli di più di come oggi, quindi noi questa scommessa la vogliamo fare con lei oggi. Io la devo ringraziare, la ringrazio sempre per il fatto che mi ha dedicato il suo sabato, una giornata di riposo a Pescara. Per questo tema e vi dico che
dove ci saranno non soltanto i parlamentari, ma i tecnici che ci hanno dato, e vi dico, soltanto come l'ho incominciato a dire, quante persone mi hanno contattata da tutti i territori italiani per dire noi ci vogliamo stare perché costituire un tavolo permanente insieme a voi parlamentari, i tecnici, le persone della marineria, perché io non è che lo dimentico, che sono i primi che ci devono stare. Io come ho detto stamattina, io vengo a ripetizione, io faccio un avvocato, fatemi fare quello bene, però per fare responsabilità mi bisogna così di voi. Chi meglio di voi? Ho avuto l'approvazione anche di Dionisio perché si confida di età. Quindi dicevo, e ci sarà in quel campo tecnico anche la parte del nostro partito dell'Europa, che è al Parlamento Europeo. Questo perché noi dobbiamo costituire una forte sinergia. Soltanto se riusciremo a fare questo, noi faremo sentire come crescono gli irlandesi. Vedo dottor Ligillo quando vanno ai tavoli della concertazione, quando hanno fatto le punte, riescono a ascoltare tutti quelli che sono rivolti a voi e riescono a dire la loro parola. E quindi poi qualcuno, come tu dicevi stamattina, si prende un po' e dice ma scusami, ma questa politica europea mi sembra che più le, diciamo che guarda di più a quello che sono le specificità degli altri mari, perché tu peschi una specie, ma noi abbiamo una molto specificità, come si fa a ragionare? Ma perché probabilmente questo settore era stato forse un po' dimenticato, noi l'abbiamo recuperato, non ci date responsabilità che non sono le nostre. L'abbiamo recuperato e vogliamo esserci sempre, col vostro aiuto. Ora, un senso di responsabilità lo dovete dimostrare. Le tre marinerie con le tre istituzioni, l'onorevole direttore a vostra disposizione, anche, penso che anche i parlamentari, sicuramente i parlamentari che sono qui, Tommaso Ginobili ha avuto, mi ha mandato un messaggio con un problema di carattere familiare, anche stamattina ce l'aveva, però diciamo chi c'era stamattina ci sarà, per mettere in campo un'iniziativa da subito, che sia l'espressione dei tre territori, che sia diciamo la prova del se possiamo stare insieme, ma se questa prova, per quanto riguarda il discorso del tempo, ma se questa prova del possiamo stare insieme, noi oggi non la superiamo, con una proposta d'Italia sul fermo, daremo ragione a chi fino ad oggi ha detto non ve lo meritate. Quindi la sfida, allora, noi da parte nostra della politica, questa volta abbiamo fatto il contrario. Cioè non siete voi che siete venuti a noi, siamo noi che siamo venuti a noi a dire quello che possiamo fare, quello che si può fare. Adesso voi dateci la prova, quella maturità che voi avete per poter mettere in campo un'iniziativa che sia una proposta che porteremo convintamente, speriamo con la risposta abbiamo bisogno del dottor Ligillo per poterla rendere operativa, per poter portare avanti appunto questa risposta unitaria. Io una cosa la voglio dire, perché il distretto, questo piccolo diciamo appunto mio, dati l'EPA del 2011 ci dicono che nell'Adriatico ci sono 4.981 imbarcazioni, di questo il 63% appartiene a lui, medio e basso Adriatico. La composizione della flotta è assai diversificata, questo lo sappiamo, vi risparmio i dati che conoscete. L'economia del mare, indica del medio Adriatico, è caratterizzata da piccole e numerose imprese, con limitata gestione, questa è una con limitata gestione coordinata delle attività che raramente seguono l'andamento della domanda e più spesso generano surplus di difficile vendita. Questo fenomeno, unito al fatto che le produzioni artigianali a costi altissimi, sappiamo, porta ad una scarsa retribuzione dei primi segmenti produttivi del settore che si vedono costretti in una sorta di circolo vizioso a procedere all'ulteriore abbassamento dei prezzi al fine di quante volte è capitato, no? Che poi pescava tutti quanti a trini, ma da sé un euro, perché non c'era questa gestione coordinata della domanda. Si dice, in questa contesa si registrano in alcuni contesti le organizzazioni di OP, ma quello è privato, la politica la deve fare la sua parte, facendo, promuovendo anche, e da qui la proposta del distretto. Sempre in questa analisi, fatto io, diciamo, sempre dal prendista del settore, dico,
E dico, le cose non cambiano nel settore della commercializzazione, anch'esso afflitto da una forte polverizzazione delle strutture, dall'assenza di coordinamento tra i diversi mercati, e questo è un tema determinante, assenza che porta sovente alla commercializzazione degli stessi prodotti con un surplus produttivo e un lunghetto da domanda di offerta. Nella filiera commerciale occorre una sinergia tra il pubblico con un ruolo predominante delle tre regioni e un privato che consente di creare una rete delle diverse domande e dell'offerta totale organizzata in tutti i mercati in modo razionale, in modo da poter rifornire anche acquirenti esterni alla scala locale. Come si dice oggi, usando la terminologia inglese, un alfa, no? A volte si dice un riassunto. Questo è quello, il concetto, vero? Sul quale, diciamo, è l'analisi che ho fatto del perché abbiamo messo in questo. Vi lascio quindi con un auspicio e un augurio che questa iniziativa porti avanti quello che abbiamo detto prima, il discorso di una buona proposta. Poi un'altra buona proposta la faremo ragionandoci sopra, con Regino, per un'altra risoluzione che noi coraggiosamente, per la forza, di nuovo, che romanticamente abbiamo portato avanti, che la risoluzione che pende della Commissione Ottava, la Commissione Ambiente, perché come bene ha detto prima, qualcuno penso alla sessione Pepe, ma anche alla sessione Facciola della Regione Molise, il tema è ma ambiente, faccio anche una disposizione se questi argomenti possono essere sull'agricoltura o su ambiente. L'ottava commissione prende questa risoluzione, dove io coraggiosamente dico, cioè noi coraggiosamente diciamo questa cosa, sono sicura che non si possa subito avere una soluzione a questo tema. Noi diciamo che bisognerebbe promuovere, cioè chiediamo al governo di un titolo, a promuovere normali accordi di programma, questa è la nostra idea, vediamo se è partito, con le capitanerie di porto, da portuali, le imprese le associazioni, i comuni territorialmente competenti, questa è stata depositata questa risoluzione, quindi ha bisogno di essere elaborata unitamente alla parte della struttura della direzione generale, unitamente al governo, capire se ci sono le condizioni per mettere in campo. Quindi per consentire ai porti marittimi di avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante l'attività di pesca. O altro di salutismo soltanto, sport, associazione sportiva, ambientalista di cultura. Diciamo fare purtroppo una bella risorsa che questa legge è diciamo importante, non solo eccezionalmente critica. Mi diceva qualcuno di voi, mi ricordo che diceva, ma se voi ci chiedeste l'autorizzazione a portare la cassetta del diritto assieme alla tassa sulla pesce, noi saremmo ben felici perché altrimenti con questa cassetta del diritto, siccome è un momento speciale, lo dobbiamo buttare in mano. Invece lo possiamo buttare solo perché sappiamo che se dobbiamo pulire il mare, abbiamo la possibilità noi di avere più risorse, anche più qualità. Anche questa risoluzione, poi magari io ve la lascio, oddio, ovviamente della perdita che è stata lasciata al gruppo, potete aprire una discussione, una riflessione su questo tema, quello che tanto nostro continuiamo, abbiamo avuto la possibilità di capire che anche questo argomento è un argomento che a voi interessa, che può essere anche questo, diciamo, un'attività troppo e importante rispetto anche a quella della pesca. E niente, io vi lascio così. Noi abbiamo preparato negli ultimi mesi questa risoluzione di ferro, la risoluzione, quella che io chiamo sulla pulizia del mare, quella che vi ho appena accennato, un'altra sulla politica generale della pesca, da novembre, e un'altra, l'avvocato è andato via adesso, ma c'è Bruni che mi parla sempre di tutti i ragazzi del rapporto con il tonno, anche un'altra sul tonno, diciamo dove ahimè non abbiamo ottenuto quello che volevamo, però in sé l'abbiamo affrontato quello che è il diverso mondo della pesca. Yeah.
quindi ci possiamo parlare quando volete, mi potete sempre al telefono, non ci abbandono. Io sono contenta. Non vedendo, ho copiato con la macchina, dice ciao, grazie. Perché è cauta e questo ci ricuore, potremmo dire che è cauta anche negli altri interventi. Questo sigillo a lei è l'onore e l'onore. Grazie, grazie onorevole Vincecco, grazie alle autorità politiche e civili, a tutti voi che siete intervenuti, grazie per aver al gruppo PD che ha organizzato questo evento. In particolare all'onorevole Vincenzo, responsabile pesca del PD e animatrice un po' delle risoluzioni di cui abbiamo parlato, che sono state più volte citate. Un po' scherzando, onorevole Vincenzo, abbiamo toccato il tema del romanticismo, il tema del carattere romantico delle risoluzioni, partendo da un testo che ho letto e che mi era piaciuto. Apostrofare con questo tempo. Credo che il romanticismo sia molto importante perché fornisce il carburante, fornisce la passione per andare verso gli obiettivi che ci si pongono, quindi fornisce anche il necessario coraggio, come diceva l'onorevole, per arrivare ad obiettivi ambiziosi. Devono essere ambiziosi. Su questo, francamente, mi sento sicuramente di dire che questa scommessa mi fa piacere.